È l'alba in piazza Carli ad Asiago. Sono quasi un migliaio le persone che si ritrovano con lo zaino in spalla davanti al Duomo, pronti per mettersi in cammino. I visi sono un po' assonnati, ma le emozioni che riserva la giornata ripagheranno della levataccia. La grande erogazione di Asiago è un percorso di circa 33 km lungo il confine del comune tra sentieri e boschi. Non un evento turistico, non una scampagnata tra i prati. Sarebbe uno sbaglio interpretare la rogazione in questo modo. È un cammino di fede e una tradizione a cui l'altopiano è molto legato. Le sue origini sono pagane, legate ai rituali di benedizione dei campi per propiziarne la fertilità. Nei secoli poi i cristiani l'hanno fatta propria e da rituale di buon auspicio per il raccolto si è arricchita di nuovi significati. Nel 1600 il paese fu colpito da un'epidemia di peste. La popolazione trasformò questa processione in un rito di ringraziamento per la scampata morte. Tutt'oggi il crocefisso precede i pellegrini, che non possono superarlo né girargli le spalle per tornare sui propri passi. Ma per la comunità innanzitutto è la consapevolezza di essere popolo di Dio e di appartenere a questa terra. Difatti la rogazione percorre tutti i confini di Asiago proprio a ricordare che questa terra vi è stata donata, la dovete proteggere, ecco, no? Però allo stesso tempo, mentre proteggete la terra e amate questa terra, la terra racconta la nostra storia, quindi dovete amare la vostra storia, la vostra umanità e imparare ad aprire la vostra terra all'accoglienza, perché gli unici confini della nostra terra è il cielo. Un ricordo di quando avevo 6 anni, che mentre stavo alla rogazione col papà, tenendo per mano il papà, è arrivata la notizia che è nata mia sorellina. E quel momento mi hanno spiegato che l'erogazione è anche per noi il luogo della fecondità, no? Della natura e della vita, e quindi ecco, io l'ho subito interpretato, ecco, che questo grande amore che ci viene addosso, ecco, si esprime anche proprio nella natura che cresce in questo tempo, la primavera, no? Ma anche e soprattutto nella vita, che le vite nuove che nascono in mezzo a noi e che sono il segno di un popolo che continuamente è fecondo. Il cammino da percorrere è sempre lo stesso da 4 secoli. La data è il giorno prima della Domenica dell'Ascensione. Dal Duomo di Asiago si procede verso Gallio, in direzione nord, per raggiungere il Lazzaretto, il luogo dove venivano ricoverati gli appestati. Un breve sentiero in mezzo al bosco porta ad una piccola radura con una chiesetta. Qui i pellegrini fanno una prima sosta per la celebrazione della Santa Messa officiata da tutti i parroci dei 7 comuni. Questa è anche l'occasione per fare uno spuntino al sacco o una merenda preparata dagli stessi abitanti delle contrade che viene offerta ai camminatori. Fede, tradizione e convivialità rinsaldano lo spirito identitario della comunità. È un grande evento per noi asiaghesi perché noi ci ritroviamo in questa sede da secoli e questo è veramente un momento in cui noi ci uniamo alla nostra terra e la celebriamo, perché è una cosa straordinaria pensare a quello che vuole significare la grande erogazione per tutta la nostra popolazione. È proprio un segno di simbiosi con il nostro territorio che è splendido. E noi celebriamo ogni anno questo voto che è stato tramandato di generazione in generazione affinché la nostra terra possa mantenersi integra e possa rimanere assolutamente unica così come lo è giunta fino ai nostri giorni. A noi non vogliamo rendere questo rito esclusivo, perché deve essere condivisa questa grande opportunità anche di apertura che il nostro territorio manifesta nei confronti di chi viene dall'esterno, per poter anche capire quello che è il senso di questa tradizione. Diciamo che negli anni questo evento ha manifestato veramente un grande interesse nei confronti dei tanti turisti, dei tanti ospiti che ogni anno frequentano il nostro territorio, e molti di questi vengono da Asiago proprio per conoscere, per approfondire gli aspetti di questa grande storia, di questo rito che si ripete da molti secoli, perché è un rito che affascina, è inutile dirlo.
E questo è un aspetto che si capisce anche nell'ascolto dei canti, delle litanie, che sono celebrativi di un percorso di devozione che la nostra gente compie ogni anno. La rogazione è un momento di profondo sentimento comunitario, capace di unire le generazioni. Partecipano tutti, anziani, adulti e bambini. E la rogazione è l'occasione per molti migranti di fare ritorno nella propria terra. Se all'inizio erano soltanto gli abitanti dell'Altopiano a prendervi parte, ora sono molti anche coloro che vengono da fuori. È un grande momento di condivisione. Diciamo che tutta la comunità si ritrova. Io oggi ho incontrato tantissima gente che incontro soltanto un giorno nell'anno, proprio la grande rogazione. E credo che questo qui sia il segno più evidente di come questo evento, che ha radici storiche molto profonde, riesca ad aggregare, ad unire le nuove generazioni anche con i nostri adulti, i nostri anziani. E questo è un grande momento perché tantissimi asiaghesi ritornano apposta ad Asiago una volta all'anno per compiere questa grande camminata che è simbolo proprio di unione e di continuità nel tempo di una tradizione straordinaria. Una suggestiva tradizione durante la sosta al Lazzaretto riguarda il poetico scambio delle uova colorate. Le ragazze, i giorni che precedono l'evento, raccolgono nei prati e nei boschi erbe e fiori, che vengono utilizzati per dipingere le uova. Queste vengono donate ai maschi in segno di affetto reciproco. Bambini, giovani ed anziani percorrono la piana del Lazzaretto con il cappello in mano, che già dopo pochi passi è ricolmo di uova variopinte. Questo rito è un chiaro retaggio pagano. Le uova venivano donate dalle ragazze in risposta al dono dei cucchi, ricevuto da parte dei ragazzi il giorno di San Marco. Sì, ha origini antichissime, come tutte le rogazioni che venivano fatte sull'arco alpino. Poi con il tempo queste sono andate nel dimenticatoio, perché comunque gli attriti tra il paganesimo e il cristianesimo comunque hanno distrutto queste antiche credenze. La nostra è sopravvissuta perché comunque la nostra è una comunità molto grande, ha continuato a portare avanti queste tradizioni e adesso è diventata una tradizione a tutti gli effetti, che è entrata nel cristianesimo e quant'altro. Ad Asiago, il giorno del patrono, le scuole rimangono aperte e vengono chiuse il giorno della rogazione, perché è un evento, una festività non in termini di festa, ma qualcosa che va a comunare persone, dove tutti gli asiaghesi si ritrovano in questo luogo, su questo percorso, e quindi le scuole logicamente sono chiuse, se no sarebbero deserte. Rifocillati nello spirito e nel corpo, dal Lazzaretto si riparte verso le pendici del Monte Caberlaba, da cui si può godere di un panorama splendido su tutto l'Altopiano. La processione si allunga sempre di più, tante sono le persone che si aggiungono strada facendo, fino a diventare più di 3.000. Lungo tutto il percorso si elevano preghiere e canti, sono tre i cori che accompagnano il corteo, le pie donne e gli uomini che cantano in latino. Un gruppo misto, che di norma chiude il corteo, risponde invece alla chiamata dei santi, da benedire nell'antica lingua dei Cimbri, l'ancestrale popolazione che abitava l'altopiano di Asiago prima di estinguersi e mischiarsi alla civiltà romana. Seguendo il corso del sole, la processione prosegue lenta fino a raggiungere Campo Rovere, dove si pranza e dove ci si prepara all'impegnativa salita del Monte Caz o Monte B. Sullo sfondo scenari naturali in cui la spiritualità è elevata dalla bellezza di terra e cielo, mentre lo sguardo si perde nella contemplazione di orizzonti lontani. Si rientra al tramonto, nel luogo da cui si è partiti, il Duomo di Asiago, per la cerimonia conclusiva della rogazione con la messa solenne. Il giro del mondo, sognato dall'emigrante che non può tornare al suo paese, o ricordato dal vecchio che non ha più la forza di affrontare il cammino, può diventare un abbraccio di amore e di nostalgia,
Un abbraccio d'amore per quanti capiscono che la vita è anche camminare insieme. Un abbraccio di nostalgia per quanti sanno trovare nel rimpianto una nuova felicità. Così Mario Rigoni Stern descriveva la rogazione di Asiago.